oltre 10 tipologie di cioccolatini differenti, 150 casse ciascuna domenica e 180 quintali, di cui 80 di cioccolato e 20 di caramelle di alta qualità gelée per tutto l'evento. Stiamo parlando del famoso getto dei dolciumi che questa mattina è stato svelato agli organi di stampa aprendo le porte del segretissimo caveau, dove è gelosamente custodito e protetto in attesa di essere distribuito tra le 10 postazioni getto posizionate sui 4 carri di prima categoria e sul carro della musica arabita. Questa importantissima caratteristica del carnevale fanese ha come protagonisti gli uomini getto, il consigliere responsabile Stefano Ciavaglia, Vincenzo Ceccarelli con la sua esperienza trentennale e i consiglieri Renzo Savelli e Stefano Giuliani, che già da qualche tempo lavorano giorno e notte alla cremente per riempire e suddividere le casse con i dolciumi forniti dalla ditta Rovelli della provincia di Rimini, un getto quasi a chilometri zero che per il terzo anno di fila rende la manifestazione marchigiana la più dolce d'Italia. Una volta preparate le 150 casse necessarie per rifornire i giganti di cartapesta per la prima domenica di sfilate, il materiale viene caricato su un camion e trasportato fino alla fabbrica del carnevale, dove con una gru viene poi caricato sulle strutture. Ogni carro di prima categoria, pensate, porta in media 30 casse colme di dolciumi per coloro che ogni anno fanno a gara per conquistare una postazione e provare l'ebbrezza di lanciare cioccolatini a piene mani sulla folla. Una ritualità che si compie ogni domenica di sfilata, terminata alla quale le casse vuote vengono riportate al caveau, dove già dal lunedì mattina gli uomini getto provvedono a prepararle per la domenica successiva. Per la carnevalesca un impegno importante e stressante, tanto da far venire anche gli incubi. Presidente! Presidente! Oddio! Chi è? La cioccolata! Oddio, non è un sogno! No, è la cioccolata vera! Scusa! Che deve... Ma dimmi! Insomma, valanghe di cioccolata! No, guarda. Valanghe! Guarda, mi affogano con la cioccolata! Quindi c'è veramente la cioccolata! Ma veramente! Non potete dire che al carnevale non c'è la cioccolata, eh! Questa mattina abbiamo fatto anche la conoscenza di un protagonista assoluto di tutto il carnevale, lui, proprio lui in persona, il Voulon, che dopo il compianto ed indimenticato Filippo Tranquilli, lo straordinario Geoffrey di Bartolomeo, verrà interpretato quest'anno dall'amatissimo attore fanese Simone Diotallevi. Sono molto contento, cercherò di non deludere le aspettative e vediamo dopo, già dalla mattina, come muoversi, poi piano piano prenderà forma, diciamo.